Dicono sempre che le donne non hanno partecipato alla guerra di liberazione. Non è vero. Le donne hanno dato un grande contributo. Per noi il 25 aprile è stata festa di popolo, perché eravamo liberi. Perché potevamo riguardarci negli occhi e poter dire quello che pensavamo. Le donne del Ponte di Ferro, qui a Roma, che sono state uccise per l'assalto ai forni, è perché avevano i figli che avevano fame. Ho fatto lire in bicicletta. Dove corri con tanta fretta? Con a portare una lettera espresso, arrivando proprio adesso. Ho fatto lire, corri dritto. Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non ritorno per la cena. In prigione mi hanno messo, perché sul muro ho scritto con gesso, con un pezzetto di gesso in mano per riscrivere di buon italiano. Ho scritto sui muri della città pace e libertà, ma di una cosa ora mi lamento, che sull'anno non ho messo l'accetta, perciò ti prego, mamma mia, vai a correggere quell'errore di ortografia. Noi abbiamo pensato che sarebbe venuta rapidamente una società più giusta, una società più giusta da tutti i punti di vista, economici, sociali, culturali. La nostra violenza, che violenza è stata indubbiamente, era semplicemente, molto chiaramente fin dal primo momento, l'unica arma
per far cessare la violenza ben maggiore e ben più terribile degli altri, cioè dei nazisti e dei repubblichini. A Roma noi l'abbiamo vissuta come proprio puramente una lotta di liberazione, cioè liberare l'Italia, in quel caso Roma, dai nazisti, dall'occupante straniero, non in quanto straniero ma in quanto occupante, e liberarlo da questi lacchè feroci, ancora più feroci che erano i nazisti. Così l'ho vissuta, come una lotta che aveva per fine quella di la liberazione. Dovunque ci fosse l'occupazione nazista, noi pensavamo, i giovani, i vecchi, gli intellettuali, il popolo si sarebbe liberato. Di questo noi eravamo sicuri, perché l'oppressione nazista è una cosa che nessun popolo può accettare. Thank you.
quando sono arrivati i nazisti a Roma, quando le cose sono andate nel settembre del 43, l'antifascismo un po' infantile è diventato un antifascismo diverso. Volevo fare qualcosa anch'io. A un certo punto arriva una motocicletta con due SS, giovanissimi, uno dei due aveva un mitra imbracciato, ha dato una sventagliata di mitra, era un biondino che c'era avuto meno di 20 anni e dopo un momento di sbigottimento vedemmo che la donna che stava accanto a me, che io avevo notato perché era incinta di 7 mesi, si chiamava Teresa Gullace, era per terra in una pozza di sangue, era morta. Subito dopo l'8 settembre le donne si attivarono per nascondere
soldati alleati che erano sbarcati per chiedere la distribuzione del pane, per chiedere la liberazione degli arrestati e dei fermati. Sono nata ribelle e continuo a esserlo fino all'ultimo mio respiro. La prima ribellione l'ho avuta a scuola. E io sentivo che mancava la libertà. E allora questa cosa mi faceva arrabbiare, ma mi faceva anche reagire. Mancava la libertà. Ognuno di noi non era libero per esprimere le proprie opinioni. E chi esprimeva le proprie opinioni, che era contro il regime, veniva massacrato. Thank you.
se io penso a quello che è successo in Germania, ho paura adesso, con tutte queste guerre che sono state fatte adesso, le armi che sono venute fuori. Mai dimenticare l'apporto che i partigiani, le donne comprese, hanno avuto per la liberazione dell'Italia con tanti morti. La memoria storica è necessaria, un albero senza radici non cresce. Per quanto poca forza abbia, io sono decisa a continuare a lottare ancora. È una delle cose più importanti che posso fare è portare la mia testimonianza, perché ormai siamo pochi a poter portare una testimonianza di persona delle lotte che abbiamo fatto, dell'atmosfera che si è creata in quel periodo e di cose hanno fatto le donne soprattutto. Io conto di continuare a fare questa lotta fin quando ne avrò la forza. Allora quello che è stato bisogna che lo raccontiamo perché non debba tornare mai più. Thank you.
se dimentichiamo coloro che ci hanno dato la vita per liberare questo paese, coloro che hanno scritto col sangue, perché la nostra Costituzione è stata scritta col sangue dei nostri morti, non possiamo dimenticarli, non possiamo far finta che non sono esistiti. E hanno dato il loro contributo col loro sangue per liberare questo paese dalle ingiustizie. E siccome le ingiustizie ce ne sono tante ancora, bisogna che tutti assieme, perché compete a tutti noi, tutti assieme riprendiamo in mano le redini del nostro paese per portare avanti le battaglie di giustizia, di libertà, di progresso, di uguaglianza.